ed è il turno adesso dei nostri, del nostro tenore e del nostro pianista. Quindi Riccardo Cecchi, che l'ho presentato prima. Nasce a Roma nel 65, all'età di 9 anni entra a far parte dei pueri cantores della Cappella Sistina. All'età, oddio, non ti dicevi però con quella voce così potente, non ti adesso lo sentirete, è un tenore di forza lui, non di grazia. Dico bene, quindi diciamo paragonabile a Mario del Monaco, ecco, non esagerare. Tenore di forza, insomma, non è, non di grazia era invece come si chiama? All'età di 27 anni inizia lo studio del canto lirico. Ad oggi alterna la sua attività principale di informatico, perché è un tecnico informatico, a quella di cantante, collaborando come corista con il coro Giuseppe Verdi di Roma, con il quale ha partecipato la scorsa estate al tour di Claudio Baglioni. E tra l'altro è difficile anche trovare sia lui che la compagna Amalia qui, perché anche lei è professorato di arte e scienza, perché è professoressa di lettere, insegna un liceo scientifico, però è una corista sempre, anche tu da piccolina, quindi sono sempre impegnati tutte e due in tour, è difficile. Come tenore ha partecipato come solista con gruppi e metal sinfonico nazionali ed internazionali. La sua passione per l'arte si esprime oltre che nella musica anche nella pittura e nel disegno. Allora, invece Fabio Montesi, che è questo giovane qui, pianista, tra l'altro, ecco, lo possiamo dire? È stato, lo possiamo dire che è stato alunno proprio di Amalia. C'è una raccomandazione. Quindi, diciamo che è qui grazie insomma ad Amalia. Allora, pianista, organista, compositore, arrangiatore, è nato nel 1989. Il 9 ce l'ho pure io, però no, al posto dell'8 c'è un 4. E inizia a suonare il pianoforte all'età di 8 anni. Ma tutto prodigio, sì. A 6 anni di Tiziano che fa la ballerina. Ha ottenuto il diploma accademico di primo e di secondo livello presso il Conservatorio Bricciardi di Terni in pianoforte classico. Si alterna sia nell'attività didattica, insegnando pianoforte classico e armonia, che nell'attività concertistica, suonando in formazioni classiche e pop rock. Ha una vasta esperienza anche nella musica sacra ed ha suonato durante delle messe che sono state trasmesse in diretta sulla TV del Vaticano. È inoltre specializzato nella pratica e nell'insegnamento della videoscrittura musicale e produzione di spartiti digitali. Complimenti. Bene, allora, quindi Riccardo e Fabio si esibiranno in un programma che comincerà con un classico, diciamo, dell'opera lirica nostra, E Luceva le stelle, aria di Cavaradossi nella finale della Tosca, di Giacomo Puccini, e poi seguirà invece il Se, arrangiamento della colonna sonora di Ennio Morricone per il film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, e poi ancora, questo interesserà molto il professor Castellani, che non vedo più, dove si è nascosto? Parlami d'amore, scritta nel 1932 dal compositore Cesare Andrea Bixio come omaggio alla moglie Mary, cantata nel film Gli uomini che mascalzoni di Vittorio De Sica, da Vittorio De Sica. E per finire, Playing Love di Ennio Morricone, tratto dal film La leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore. Quindi, diciamo, un programma di tutto rispetto. Benissimo, allora a voi la scena.
diceva alle stelle. Lezzava la terra, stride all'uscione l'orto, ed un passo sfiorava l'arena, entrava ella fragrante. Tra le braccia, oh dolci baci, oh languide carezze, mentre io fremente le belle forme dicevo dai vani per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e muoio disperato, protagonista.
da quell'istante insieme a te è ciò che provo è solamente amore. Adesso tocca a lui.